Quanto è pronta la scuola? Abbiamo parlato del salto culturale che è necessario e se avrete la pazienza di restare fino in fondo, noi avremo oggi come ospiti nel secondo panel tre scuole che raccontando le loro testimonianze ci spiegheranno come si sono preparate e come si sono adoperate per coinvolgere le persone, per coinvolgere tutta la comunità scolastica, ma anche per gestire la contraddizione di cui si parlava poc'anzi, di cui parlavano il Ministro e l'Onorevole, e per pianificare le azioni. Sono anche molto contenta che il tema di apertura di questo convegno fosse il mondo dopo il PIL, perché se avete fatto caso al sottotitolo di questo convegno, Scuola 2030, educazione per la creazione di valore. È proprio questa la centralità che siamo qui a discutere oggi e in questo momento, e quindi ringrazio molto per questa bellissima apertura e invito a salire sul palco i protagonisti del primo panel, Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia e anche full member del Club di Roma e anche coordinatore dei gruppi di lavoro ASVIS per il Goal 14 vita sotto l'acqua e il Goal 15 vita sulla terra. Anche il 6, acqua e servizi igienico-sanitari. Poi invito Donato Speroni, giornalista e direttore della redazione di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Manuela Fugenzi, buongiorno, benvenuta, giornalista e foto editor. E poi la mia collega ricercatrice di Indire, Isabel De Morissen, eccoci. Prego Isabel. E poi porto le scuse e i saluti di Vanessa Pallucchi, presidente di Legambiente Scuola e Formazione, che a causa di un'influenza questa mattina non è potuta partire. In breve l'introduzione abbiamo letto prima in apertura della intervista del Ministro, il preambolo delle Nazioni Unite che ha ispirato il titolo di questo momento di riflessione che riguarda la P come pianeta. Quindi a questo punto voi tutti avete tra le mani questa agenda e questa agenda è l'unico piano che abbiamo per salvare l'unico pianeta che abbiamo, per citare il video istituzionale di ASVIS, dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Dico in breve due parole, che cos'è questa agenda? Vedete il cartellone, l'avete tra le mani. L'agenda 2030 è un programma per l'umanità e per il pianeta composto da 17 grandi obiettivi che vedete e ciascuno di questi obiettivi è articolato in target, sono in totale 169 i target, il cui raggiungimento è fissato per il 2030 e per alcuni di essi anche per il 2020, quindi per adesso. Il monitoraggio del progresso di ciascun paese che ha sottoscritto l'agenda delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, sono 193 paesi delle Nazioni Unite, è una sfida molto complessa per ciascun paese, però possiamo dire in Italia di essere un'avanguardia in questo senso grazie al lavoro di ASVIS, appunto l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che mette in campo dal 2016 un lavoro incessante per promuovere un dialogo su questi temi, per realizzare sostegno all'informazione, alla diffusione, fare educazione per lo sviluppo sostenibile, ma anche ricerca e innovazione e quindi monitorare il progresso del nostro paese. ASVIS è oggi la più grande coalizione della società civile che è stata costituita in Italia, perché conta oltre 220 aderenti e più di 110 se non sbaglio associati. Anche Indire fa parte di ASVIS e io sono onorata di rappresentare il mio istituto all'interno del gruppo di lavoro sul Goal 4. Goal 4 lo vedete è istruzione di qualità e anche sul gruppo di lavoro trasversale educazione allo sviluppo sostenibile. ASVIS ritiene che i gruppi di lavoro siano una sua grande ricchezza, perché sono 600 gli esperti dei membri dell'alleanza che si riuniscono per portare la loro expertise a favore dell'alleanza nella sua missione istituzionale, quindi il dialogo, la promozione, la sensibilizzazione, la ricerca e l'innovazione, ma anche la formulazione di proposte molto concrete alla politica. Ecco, io ritengo anche che la partecipazione degli esperti in ASVIS sia per gli
accoglienti una grande opportunità, perché ciascuno di noi esperti, quando ritorna nella propria organizzazione, riporta uno sguardo plurale, allargato, che si è arricchito veramente di quella vista sulla complessità che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'umanità e per il pianeta. Lo scorso 4 settembre, venerdì scorso, all'Auditorium Parco della Musica, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera, di numerosi ministri, ex ministri, esponenti importanti, autorità ed esponenti del mondo dell'informazione, è stato presentato il quarto rapporto annuale con cui ASVIS ogni anno aiuta a fare il punto sul progresso dell'Italia rispetto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella nostra stessa realtà. Il portavoce Enrico Giovannini, professor Enrico Giovannini, ha messo in luce che nonostante siano stati fatti moltissimi progressi in questo campo negli ultimi anni, in realtà non ci stiamo muovendo con un ritmo adatto a raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi prefissati. Vedete qui schematicamente i grafici che rappresentano gli andamenti degli indicatori sintetici che rappresentano come il nostro paese si muove rispetto ad ogni goal. Questi indicatori sono stati sviluppati da ASVIS e vedete che anche nel caso di goal per cui il progresso è evidentemente positivo, come il goal 4, istruzione di qualità, e anche il goal 13, lotta contro il cambiamento climatico, che possiamo considerare due dei temi anche centrali rispetto al dialogo nostro di oggi, in realtà è stato messo in luce venerdì scorso che siamo lontani dal raggiungimento di questi obiettivi. A questo punto è necessario approfondire e continuare a dialogare ed è necessario interrogarsi specialmente rispetto ha un andamento così drammaticamente in declino come quello rappresentato dal Goal 15, vita sulla Terra. Ecco quindi che mi avvicino a lasciare la parola a Gianfranco Bologna, perché rispetto al preambolo di P come pianeta che abbiamo letto all'inizio e che rileggiamo brevemente, vorrei porti alcune domande. Il preambolo al paragrafo P come pianeta dice: siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo al cambiamento climatico in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future. Questo paragrafo del preambolo introduce un concetto importante che è quello della giustizia intergenerazionale, che è un tema fondamentale all'interno dell'Agenda 2030. Però io vorrei citarvi un'altra definizione di sostenibilità che Gianfranco Bologna spesso scrive e racconta e che mi piace moltissimo. La sua definizione dice così: sostenibilità vuol dire imparare a vivere in una prosperità equa e condivisa con tutti gli altri esseri umani, in armonia con la natura, entro i limiti fisici e biologici dell'unico pianeta che siamo in grado di abitare, la Terra. Io ti ho detto già, Gianfranco, che mi piace molto questa definizione perché contiene, mi ricorda due aspetti che mi sembrano centrali. Da una parte il vero obiettivo per cui l'agenda è stata costituita, cioè la pace, l'armonia, la felicità, direi, tra le persone. Una volta degli insegnanti in un momento di formazione mi hanno detto: ma tra i 17 goal non c'è quello della felicità, no? E poi ho studiato e ho approfondito e mi sono resa conto che la felicità era la premessa dell'agenda, non era uno dei 17 obiettivi. E quindi mi piace questa tua definizione perché mi riporta questo tema. Ma un altro tema che mi è molto caro e che nella tua definizione compare è quello dei limiti, e tu dici i limiti del meglio della scienza moderna. Ecco, a questo punto quindi vorrei lasciarti la parola e avvicinare ancor più al mondo della scuola il tema dei limiti della scienza. D'altra parte sono i giovani che ci chiedono, a volte nei loro cartelli li abbiamo visti sulle spalle, coi cartelli che portano in giro, come diceva anche prima il ministro, ascoltate la scienza, a volte è questo lo slogan che si legge sui cartelli. E quindi ecco, ti domando, ti lascio la parola su queste domande: ci sono dei limiti che dobbiamo porci alla crescita e per quale motivo? E quali scenari sono possibili allora per vivere entro i limiti conducendo una vita sana e prospera?
Grazie, ti lascio la parola e mi avvicino a voi. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito, che mi sembra veramente molto opportuno. Voglio subito introdurre le cose che dirò adesso sul fatto, legandomi a quello che diceva poco fa Maria Chiara Pettenati, cioè il discorso di come l'agenda 2030, di come l'ASVIS nei suoi quattro rapporti degli ultimi quattro anni, perché l'ASVIS è nata quattro anni fa, ha dimostrato, diciamo, un andamento che sicuramente va verso certi miglioramenti, ma in molti casi c'è una situazione che ovviamente non è adeguata a quello che dovrebbe essere l'accelerazione verso il cambiamento, a quel transformative change che viene richiesto a livello internazionale da tutti. E io vi dico con grandissima franchezza che uno dei motivi fondamentali di risposta a questa tematica è che abbiamo perso tanto tempo. Quando parliamo di limiti, e mi fa piacere che, diciamo, essere introdotto su questa dimensione, se noi fossimo intervenuti, adesso vi faccio vedere quello che vedete qui, è la foto del mio grande maestro Aurelio Peccei, che come molti di voi sanno è stato il grande fondatore e presidente fino alla sua scomparsa nel 1984 del Club di Roma. Il Club di Roma è questo grande think tank internazionale che Aurelio volle perché voleva mettere insieme culture diverse, formazioni disciplinari diverse, ma col grande obiettivo di preoccuparsi del futuro, di avere la preoccupazione per come riuscire a affrontare le sfide che già, vi parlo del 68, l'organizzazione, il think tank è nato nel 68. Come molti di voi sanno, nel 72, grazie allo sforzo che Aurelio fece insieme a Alexander King, si riuscì a ottenere questo primo rapporto che lui voleva moltissimo, che era il tentativo di far presente quanto fosse necessario e indispensabile dare un segnale al mondo umano, di come purtroppo le traiettorie di sviluppo e di crescita fossero sicuramente non sostenibili. All'epoca il termine non veniva ancora usato, perché vi ricordo che nel 72, quando è uscito il Club di Roma col primo rapporto, che era Limits to Growth, ancora non era stata fatta neanche la prima conferenza mondiale delle Nazioni Unite. Il rapporto uscì a marzo, la prima conferenza mondiale dell'ONU sull'ambiente umano fu fatta a Stoccolma nel giugno del 72. E vi aggiungo che il primo satellite da telerilevamento fu lanciato dalla NASA, esplicitamente dedicato al telerilevamento. Sappiamo benissimo che i satelliti, diciamo, di carattere militare esistevano anche prima, ma quelli specificatamente dedicati a questo, quindi nella tecnologia spaziale, fu lanciato nel luglio del 72. Quindi i grandi studiosi dell'MIT, questi bravissimi giovani PhD del gruppo di Jay Forrester, che è stato il fondatore della dinamica di sistemi, che l'anno prima, nel 71, scrisse World Dynamics, provarono a mettere in piedi il primo modello mondiale di come potesse andare avanti una situazione ove ci fosse uno scenario cosiddetto BAU, il business as usual. E questo che vedete è lo scenario BAU del Limits to Growth. Noi l'anno scorso, che abbiamo fatto i 50 anni come Club di Roma, con un grande evento fatto proprio a Roma ovviamente, e dove c'è stato il lancio del rapporto del Club di Roma dei 50 anni, che non a caso si chiama Come On, abbiamo in qualche maniera riproposto, diciamo, anche il testo italiano che fu pubblicato allora dalla Mondadori, e l'abbiamo riproposto con il termine, con la giusta correzione del titolo, che non era più i limiti dello sviluppo ma i limiti alla crescita, perché ovviamente questo era il meccanismo. Se vedete grosso modo le cinque variabili, quindi immaginatevi le cose che avete visto nella premessa dell'agenda 2030, sono esattamente le stesse che c'erano scritte nel rapporto del Club di Roma. E queste stesse, ovviamente non c'era l'enfatizzazione sul climate change, perché come sapete il climate change, come dire, ha galoppato moltissimo nella conoscenza in maniera successiva, ma già allora la stessa Accademia delle Scienze statunitense aveva provveduto a fare un primo rapporto sulla situazione preoccupante della crescita nella composizione chimica dell'atmosfera della componente dell'anidride carbonica. Quindi vuol dire che c'erano tutte queste situazioni, questi, come dire, in atto. E qui il discorso dei limiti, io vorrei che questo possa essere veramente molto chiaro, è fondamentale nel concetto di sostenibilità,
perché la sostenibilità non sta in piedi se non esiste la possibilità di vivere nei limiti biofisici che il pianeta ci indica, perché noi siamo natura, noi proveniamo dalla natura e ovviamente senza natura non possiamo vivere, qui le dimostrazioni sono tante. Ma oggi, e qui la cosa che mi interessa di più di segnalarvi, siamo andati molto avanti, perché da allora, da quando nel 72 il grande club di Roma fece questo primo rapporto, da cui, ripeto, sono seguiti la bellezza di oltre 47 rapporti, quindi oramai sta per uscire in italiano uno degli ultimi, che appunto riguarda proprio Reinventing Prosperity, fatto da Graham Maxton e Jörg Hernandez, uscirà a breve. Questo perché oggi la ricerca scientifica, io quando la definizione che ama molto Maria Chiara, una definizione che è medio dalla Global Sustainability, cioè dai più grandi scienziati che lavorano su questo tema dalla mattina alla sera e che, come molti di voi sapete, sono riuniti nel grandissimo programma Future Earth Research for Global Sustainability, che è il sito web che invito fortissimamente tutti voi a frequentare, perché è la sistematizzazione delle migliori ricerche che mettono insieme gli aspetti sociali con gli aspetti naturali rispetto alla sostenibilità globale. L'Earth Commission è stata messa in piedi da un grandissimo scienziato insieme ad altri, che è John Rockstrom, e ha cominciato a lavorare, farà un primo rapporto, perché l'obiettivo è quello di cominciare a indicare dei target, che siano target molto chiari, un po' come quello del grado e mezzo per quanto riguarda il cambiamento climatico. E su questo voglio segnalarvi un'altra cosa fondamentale che fa capire come siamo andati avanti nella conoscenza. L'assurdo di questa vicenda è che la conoscenza scientifica è andata veramente avanti in una maniera incredibile e purtroppo la reazione politica sta, oserei dire, addirittura arretrando. Questa slide ve la faccio vedere perché vi dà un segnale enorme. Noi abbiamo per la prima volta l'anno scorso le due grandi organizzazioni di coordinamento di tutti i settori scientifici, sia delle scienze hard, chiamiamole così, e delle scienze umanistiche, si sono unite in una sola grande organizzazione, che è l'International Science Council. Quindi hanno messo insieme l'International Council for Science e l'International Social Science Council, che esistevano prima. Questo perché? Per due motivi fondamentali. Uno, per essere sempre più stretti nella connessione, perché cos'è la sostenibilità se non l'analisi, lo studio, la possibilità di gestione dei social ecological systems, cioè dei sistemi socio-ecologici. Oggi la scienza, l'ecologia ci parla di biomi antropogenici, perché i biomi sono talmente modificati dall'intervento umano, abbiamo modificato il 75% delle terre emerse e il 66% degli ecosistemi marini rispetto all'ultimo rapporto dell'AIBES. Quindi questo è un segnale enorme che ci viene dato, per che cosa dovrebbe essere fatto a livello scolastico per riuscire a capire e comprendere sempre di più l'unione interdisciplinare. Io sto cercando di mettere in piedi come WWF una One Planet School, perché una sorta di long life learning, che ha ovviamente anche una piattaforma web, dove vorrei cercare addirittura, avrei l'ambizione di portare in Italia, non so chi di voi conosce la Big History di David Christian, che beato lui è finanziato da Bill Gates Foundation, ma insomma noi non arriveremo a questo, ma il tentativo di mettere insieme tutte le dimensioni disciplinari partendo dalle origini. Molti scienziati hanno già fatto dei lavori splendidi, vi ricordo Jim Bagot con il libro spettacolare Origini, pubblicato in italiano anche da Adelphi. Quindi il tentativo di far capire come tutte queste discipline si connettono e si collegano. E qui io credo che uno dei messaggi grandi che dobbiamo dare, e che io invito tutti a riflettere, quando gli scienziati hanno cominciato a mettere in piedi questa wedding cake, la torta nuziale dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, non lo fanno per dire che è più importante il problema ambientale di quello sociale, di quello economico, di quello della governance, quindi di quello istituzionale, ma perché c'è un discorso banalissimo. Cioè noi già oggi abbiamo messo in condizioni di fatica, di affaticamento, la resilienza dei sistemi naturali, e la scienza ce lo dimostra. Se noi continuiamo su questa strada, su questa base, è molto, ma molto, ma molto difficile, anzi gli scienziati vi dicono impossibile, ottenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Quindi, come dire, la base di questa torta nuziale è costituita proprio da questi elementi. E qui vado rapidamente a chiudere per darvi la sfida
del futuro, di che cosa significa oggi applicare la sostenibilità. Oggi abbiamo una grande visione, che è quella, vi prego di uscire da questa stanza ricordandovi SOS. SOS è ovviamente una preoccupazione, ma è anche una sfida, è una sfida al cambiamento, e vuol dire Safe Operating Space. E è inutile che vi dica, il tentativo che gli scienziati hanno fatto è di indicare, quello che vedete qui è John Rockstrom, di indicare dei confini planetari che sono quelli che nel 72 cominciava vagamente a individuare il Club di Roma, oltre i quali, per i limiti biofisici che il pianeta in qualche maniera ci indica, è molto difficile che gli esseri umani possano sorpassarli senza avere sulla stessa società umana degli effetti a cascata che diventano ingovernabili dalla società umana. Perché guardate, il problema qui è che il pianeta non è in pericolo, io penso che questo lo sapete benissimo. Il pianeta non è affatto in pericolo, il pianeta ha 4,6 miliardi di anni, ne avrà ancora 4, 5, 4 e mezzo secondo quello che viene detto dai grandi astrofisici, quando il combustibile del meraviglioso Sole, che ci ha dato anche, come dire, questa condizione di riccioli d'oro del nostro pianeta nel sistema solare, da poter garantire il fenomeno vita sul nostro pianeta, si esaurirà. E quindi il problema non è questo, il problema è che è in pericolo il nostro mondo. Rockstrom ed altri hanno proprio scritto un libro splendido che si chiama Grande mondo, piccolo pianeta. Il pianeta sta diventando più piccolo e il mondo umano sta diventando più grande. Questo è il vero nocciolo della questione. Io nel 53, quando sono nato, la Terra non aveva neanche 3 miliardi di abitanti. Oggi, come sapete, siamo a 7,7 miliardi. La previsione della variante media dell'ONU nell'ultimo World Population Prospect è di 9,7 al 2050. Al di là del fatto che poi si stabilizzerà, lungi da me entrare in tutto questo dibattito, però, perché ovviamente non abbiamo il tempo, chiudo subito perché vi chiedo scusa, ma è talmente affascinante questi temi che è difficile, come dire, contenerli e restringerli. Quindi vi dico, vedetevi lì una situazione di semaforo. Il semaforo, ovviamente, per primi gli scienziati, che sono poi quelli dell'Earth Commission, ci dicono che ovviamente tutti quegli elementi sono fra di loro connessi, si semplificano e si dividono ovviamente solo per facilitare il percorso anche di informazione nei confronti del mondo politico ed economico, e questi sono stati dalla brillantissima economista Kate Raworth messi insieme con questa splendida idea dell'economia della ciambella, cioè dire, se esiste questo spazio sicuro e operativo, perché è lì che noi ci possiamo muovere, perché non possiamo andare oltre questi confini planetari, ma abbiamo anche delle social foundation fondamentali sotto le quali ovviamente la dignità dell'esistenza della vita umana per qualsiasi persona che vive sulla Terra e per qualsiasi persona che nascerà sul nostro pianeta deve essere garantita. E lei ha indicato 11 elementi che costituiscono queste social foundation. È lì, in quella dimensione che vedete verde, che diventa il nostro obiettivo futuro, perché qui, nell'economia della ciambella e nello spazio operativo sicuro, è la praticabilità della sostenibilità ed è la praticabilità dell'agenda 2030. Questo è quello che vorremmo vedere come una riunione del governo, una riunione del Consiglio dei Ministri, una riunione di un consiglio di amministrazione delle aziende, una riunione del Consiglio Comunale, posso dire una riunione del Consiglio di Quartiere, che ragionino su questo meraviglioso concepimento di capire e comprendere cosa significa essere capaci di vivere, imparare a vivere entro lo spazio sicuro e operativo e ovviamente anche giusto. Grazie mille. Grazie Gianfranco Bolon, è bellissimo, e anche le scuole vogliamo vedere intorno a questo tavolo, giusto? Specialmente, no? Anche le scuole. E quindi grazie veramente per averci fatto leggere l'agenda 2030, non in piano ma attraverso la wedding cake, per averci portato questo concetto di safe operating space, di spazio operativo sicuro e giusto, e quindi per portarci a casa questi concetti fondamentali. Io vorrei dare brevemente la parola a chi la parola di solito non la prende mai, e quindi vorrei godermi insieme a voi la lettura di un testo scritto dal famoso neurobiologo scienziato Stefano Mancuso,
Quindi leggiamo il discorso all'Assemblea dell'ONU pronunciato dal rappresentante della Nazione delle Piante. Questo testo è stato scritto dal professor Mancuso per la Triennale Internazionale di Milano intitolata Broken Nature e ringrazio Felice Pantone per leggerci questo testo. Grazie. Onorevole Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, eccellenze, illustri delegati, colleghi, amici, sono oggi qui in rappresentanza della Nazione delle Piante per rivolgere a questa nobile assemblea un richiamo che non può essere rimandato oltre. L'uso indiscriminato delle risorse del pianeta, il crescente inquinamento dell'atmosfera e il cambiamento climatico che ne deriva sono la più grave minaccia che l'uomo abbia mai dovuto combattere nel corso della sua brevissima esistenza. Rivolgo quindi un appello a ognuno di voi e alle vostre nazioni perché iniziate a modificare i vostri comportamenti prima che le conseguenze della vostra condotta diventino fatali. Se non cambiate subito, i danni per le persone e per tutti i sistemi naturali che vi sostengono saranno irreparabili. Oggi, per la prima volta, la nostra nazione, la più popolosa e longeva nazione sulla Terra, chiede la parola e si rivolge a voi, pregandovi di ascoltarci e di considerare con attenzione e giudizio le nostre parole. Noi abbiamo sostenuto la vita animale, compresa la vostra, fin dalle origini. Il pianeta che abitiamo è vivo perché ci siamo noi. L'acqua, l'ossigeno, il clima dipendono da noi. Siamo il motore della vita, siatene consapevoli. Nel tempo avete imparato ad usarci. Siamo alla base della vostra catena alimentare. Tutto ciò che mangiate proviene da noi. Le vostre più importanti fonti energetiche provengono da noi. Vi curate grazie a noi. Vi forniamo materiale da costruzione, fibre tessili, colori, bevande, bellezza, salute e infiniti altri vantaggi. Avete imparato molto bene a usare ciò che noi produciamo, ma adesso è arrivato il momento che cominciate a utilizzare anche quello che vi possiamo insegnare. Imitate la nostra fotosintesi, un processo che consenta di trasformare la luce del sole, l'acqua e l'anidride carbonica in zuccheri e ossigeno. La fotosintesi artificiale risolverebbe ogni vostro problema energetico. Le possibili applicazioni sarebbero infinite e ne invertirebbero il normale processo di produzione di scorie. Non più quindi sistemi inquinanti che producono energia, ma un sistema che producendo energia pulisce l'aria. Se soltanto destinaste alla ricerca sulle piante un decimo di quanto spendete per le vostre ricerche tecnologiche sareste salvi. Finora avete preferito fare altrimenti. Cambiate. Subito. Possiamo insegnarvi come ottenere l'energia dal sole, come disinquinare il nostro unico pianeta riportandolo alla sua antica meraviglia, come costruire organizzazioni più giuste, decentralizzate, robuste, con le quali affrontare un futuro che adesso vi spaventa. Nel 2050 sarete 10 miliardi e vi state chiedendo come farà questo nostro pianeta a mantenervi tutti. Smettetela di preoccuparvi, non è questo il problema. Smettete di considerare gli altri individui della vostra specie come rivali, come consumatori di risorse in via di esaurimento. Ispiratevi a noi, ragionate. Organizzatevi come noi siamo organizzati e 3 miliardi di esseri umani in più diventeranno un'enorme risorsa, perché ogni individuo rappresenta una risorsa, un'opportunità, un contributo per risolvere i problemi della collettività. Aprite le vostre comunità e siate cooperativi. I confini non proteggono la vostra ricchezza, ma vi rendono soltanto più poveri. Onorevole segretario, cari delegati, amici, abbiamo preso la parola perché pensiamo sia dovere della nostra antica nazione aiutarvi, oggi come sempre in passato, ma non siamo abituati a parlare così tanto. Siamo per natura silenziose e voi animali siete così irrequieti, sempre pronti a scappare lontano dai problemi invece di risolverli. Siete faticosi, impulsivi, superbi. Preferite la velocità, la ponderazione, il potere effimero alla gloria della vita. Il numero delle vostre mancanze non ammetterebbe scuse, ma siete ancora una specie giovanissima e inesperta, che sa imparare in fretta.
Non siate testardi, non perseverate nell'errore. Imparate da chi ha più esperienza di voi e avrete un futuro radioso. Vi lasciamo in dono la nostra Costituzione, con l'augurio che possa aiutarvi a trovare la strada per una lunga e felice convivenza con noi e il nostro meraviglioso pianeta. Abbiatene cura. Io torno alle gioie della mia comunità. Grazie. Grazie molto, Felice Pantone, per questa lettura suggestiva. Passiamo oltre, andiamo avanti e diciamo io volevo introdurre, lasciarvi la parola a Donato Speroni e Emanuela Fugenzi per invitarvi a presentare il vostro bellissimo volume. L'altro giorno è stato presentato dal portavoce dell'Alleanza Enrico Giovannini all'Auditorium Parco della Musica e il professor Giovannini commentando nella copertina ha detto: notate che l'orso polare non c'è più sulla banchisa, siamo noi a questo punto che siamo in pericolo. E quindi ecco, io vi invito a raccontarci com'è nata questa iniziativa editoriale e anche come arriva alle scuole. Grazie Maria Chiara. Sì, voglio parlarvi di questo libro che è firmato da Enrico Giovannini e da me, ma che deve la sua bellezza alle fotografie scelte da Manuela Fugenzi, che come lei stessa vi spiegherà, non è solo il fatto di mettere insieme 100 belle foto, ma di andare a cercare un discorso articolato da parte dei fotografi che hanno cercato appunto di documentare l'evoluzione e i problemi del pianeta. Questo libro nasce in ambiente ASVIS. L'ASVIS è anche un grosso centro di elaborazione culturale nei suoi gruppi di lavoro. Vi faccio un esempio. Io partecipo ai lavori del gruppo 713 Clima ed Energia e quello che abbiamo ottenuto quest'anno è di elaborare un decalogo sulla giusta transizione, cioè un documento sottoscritto dai sindacati, da aziende energetiche e da associazioni ambientaliste che insieme indicano come effettuare appunto questa transizione verso le energie rinnovabili senza creare problemi di equità sociale, perché ovviamente ci sono problemi che riguardano i lavoratori che devono perdere il loro lavoro nelle fonti fossili e ci sono problemi anche di giustizia per evitare che un'eventuale, per esempio, tassa sulle emissioni di carbonio vada a colpire le classi più deboli. Quello che è successo in Francia con i gilet gialli chiaramente non deve succedere, anche se però è necessario effettuare questa transizione. Quindi in ogni gruppo di lavoro c'è un grosso sforzo di elaborazione. Il 4 abbiamo avuto questa presentazione, il 4 ottobre, molto importante all'Auditorium della Musica, con la partecipazione di oltre 1000 persone, ma che è arrivato poi dopo tutta una serie di altre iniziative, il nostro appoggio ai Fridays for Future degli studenti e anche il lancio dei Saturdays for Future, cioè considerando che il sabato è il giorno in cui le famiglie effettuano buona parte dei loro acquisti, dei loro consumi, abbiamo messo insieme una serie di iniziative e lo ripeteremo con l'obiettivo di un consumo più responsabile e diciamo di votare col portafoglio anche attraverso le nostre scelte. Bene, parliamo del libro. Il libro è edito dalla Terza, ma grazie a un appoggio di Enel è anche disponibile sito unmondosostenibile.it. Questo è il modo in cui si presenta ed è accessibile anche attraverso la piattaforma Scuola 2030 Indire.it, che come sapete è un'iniziativa del MIUR, di Indire e dell'ASVIS. Il libro raccoglie, accanto alle fotografie, tutta una serie di testi che sono un po' l'elaborazione del lavoro che abbiamo fatto in questi anni.
Io, come è stato detto, sono il responsabile della redazione dell'ASVIS. Noi ogni giorno sul sito asvis.it segnaliamo i nuovi studi che escono nel mondo su tutti i temi della sostenibilità, che sono poi i temi dei 17 obiettivi, che quindi vanno diciamo dalla povertà alla parità di genere, all'ambiente, alla cooperazione internazionale. Si tratta di un portale con 17 siti ad hoc relativi ai 17 obiettivi, che penso che si tratti di un insieme molto utile anche per un lavoro di ricerca, perché se uno per esempio va a cercare, deve fare un lavoro sulla parità di genere, va sul sottosito che riguarda l'obiettivo 5 e trova buona parte degli studi più interessanti che sono usciti da quando abbiamo cominciato a fare questo sito. È un lavoro che impegna con me un gruppo di giovani molto entusiasti e molto bravi, e devo dire sono molto, molto soddisfatto dei risultati. Bene, com'è strutturato il libro? Allora, c'è innanzitutto una introduzione più politica che si chiama La grande sfida e che riporta, diciamo, i temi del libro ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. E quindi il libro è fatto, diciamo, di descrizione di problemi e talvolta anche di indicazione di soluzioni. Però è chiaro che queste soluzioni vanno viste nell'ambito dell'Agenda 2030, che, intendiamoci bene, la complessità dei problemi è tale che noi non ci illudiamo che l'Agenda 2030 li possa risolvere totalmente, anche se riuscissimo a soddisfare tutti gli obiettivi. È soltanto una bussola che ci aiuta ad affrontare. Sappiamo che se non raggiungeremo questi obiettivi la situazione sarà molto peggiore, ma la sfida è molto grossa e va anche molto al di là del 2030. Vi faccio solo un esempio. Noi al tempo stesso vogliamo far uscire la popolazione dalla povertà, sappiamo che la popolazione crescerà, come ha detto anche Gianfranco Bologna, ma vogliamo anche che l'impatto dell'umanità sul pianeta in termini di consumi diminuisca. Ora, voi capite bene che questo crea dei problemi complessi da risolvere, proprio di modifica del modello di consumo da parte di tutti. Ecco, queste sono le sfide che abbiamo davanti e nel libro abbiamo cercato di dare un po' un senso a queste cose. Il libro si articola su 6 capitoli. Il primo di questi capitoli riguarda il tema clima ed energia. Ovviamente, come vi dicevo, l'introduzione riporta i 17 obiettivi. Il primo capitolo riguarda appunto il tema clima ed energia, e questa è una delle immagini. Ogni capitolo ha circa una quindicina di fotografie, 15-16, e questa è una delle immagini più impressionanti. È quella di una mucca che attende di essere macellata in un paese della fascia subsahariana, in una situazione drammatica di desertificazione. È una mucca viva, da cui ancora ci si aspetta di ricavare della carne, però voi vedete in che condizioni è. Il capitolo affronta tutti i diversi aspetti dell'evoluzione climatica e anche analizza quale può essere l'apporto delle fonti di energia, sia di quelle fossili che di quelle invece rinnovabili. Per poi parlare anche di temi come le auto elettriche, le reti intelligenti, le case che non consumano energia. Il secondo capitolo riguarda la lotta alla fame e alla povertà, e abbiamo scelto qui adesso con Manuela di presentarvelo con questa immagine, che è l'immagine di un piatto di mais rosso, riso e mango che costituisce tutto il cibo di una giornata disponibile per una persona in un campo profughi in Camerun. Si tratta di famiglie che sono fuggite dalla Nigeria a seguito di Boko Haram. Il Camerun si incunea a est rispetto alla Nigeria, e ecco, questo è tutto quello che questa famiglia, che è una situazione media, diciamo, di questi campi profughi, riesce a ottenere come aiuto dai villaggi vicini. In questo capitolo parliamo della lotta per abolire la povertà estrema, che è quella di chi guadagna meno di $1.90 al giorno. Parliamo di agricoltura e
affrontiamo anche temi tipo, non so, è vero o no che nel futuro mangeremo gli insetti? Quindi ci sono anche aspetti interessanti, stimolanti, che possono incuriosire i giovani. Il terzo capitolo riguarda il lavoro, l'economia circolare e anche l'apporto della tecnologia. E abbiamo scelto questa immagine curiosa ed emblematica. Questo signore, che si chiama Naramayoga, è un capo tribù del Brasile. E voi vedete che ha un computer Apple. E praticamente lui è un attivista che si occupa della difesa della foresta amazzonica e usa le nuove tecnologie. Quindi è interessante anche vedere come queste tecnologie sono pervasive e coinvolgono anche popolazioni che non immagineremmo che arrivassero a questo. In realtà poi sappiamo che per esempio in Africa il fatto che i telefonini sono diffusissimi e hanno saltato lo stadio delle reti fisse della telefonia, consentendo all'Africa di fare un grosso passo avanti. Quindi diciamo c'è tutto il discorso sul lavoro, sulla schiavitù, sull'economia finanziaria reale, sul riciclaggio, sull'economia circolare. E questo è tutto in questo capitolo. Il successivo è il capitolo sul capitale umano, cioè il capitolo sulla sanità e istruzione fondamentalmente. E abbiamo scelto di illustrarlo con una bambina di Saigon, adesso oggi diciamo, con una bambina di Saigon che va a scuola, ma lei abita lungo il fiume che bagna Saigon e va a scuola galleggiando su un pezzo di polistirolo. Quindi diciamo in condizioni evidentemente molto molto disagiate. Infine il quinto capitolo riguarda la Terra, il pianeta. E abbiamo scelto un'immagine carina, che è quella di un centro cinese per la conservazione dei panda, nella quale per fare assistenza ai panda i tecnici, diciamo gli inservienti, si vestono da panda per non spaventarli. E quindi in questo capitolo parliamo sia di oceani che di vita sulla Terra, parliamo ovviamente dell'impatto delle coltivazioni intensive, della deforestazione, degli animali che sono scomparsi e anche di turismo sostenibile, che è una grossa sfida anche per quanto riguarda la conservazione degli ambienti. Infine, l'ultimo capitolo è quello su vivere in pace e decidere insieme. E abbiamo scelto oggi la foto di una giovane donna di 15 anni dei collettivi studenteschi milanesi che ci guarda tutti con un atteggiamento di sfida facendoci la linguaccia. Questo è il capitolo che parla delle città, perché sappiamo che 3/4 della popolazione del mondo entro il 2050 vivrà nelle città e quindi tutto il discorso delle smart city. È il capitolo che parla dei 100 conflitti che ci sono in giro per il mondo, parla di diritti umani, di lotta alla corruzione e anche delle nuove forme di democrazia. Ma ovviamente poi il parla anche dei giovani e della loro sfida per il futuro. Grazie. Bene, buongiorno. Andiamo appunto di seguito con il racconto di questo libro che appunto ha scelto di utilizzare la fotografia per raccontare appunto il nostro pianeta, quando appunto la fotografia guarda al nostro contemporaneo, al quotidiano, come appunto agli eventi e testimoniandoli. E quindi insomma naturalmente la fotografia, come sapete, è uno strumento straordinario da questo punto di vista, proprio perché ci permette di entrare in contatto col mondo e in particolare diciamo il libro fotografico, e intendo proprio questo cartaceo, è a sua volta uno strumento di conoscenza che ci consente anche
un lavoro più riflessivo, perché guardiamo le immagini in modo diverso da come siamo abituati, e soprattutto i giovani sono abituati attraverso i dispositivi digitali, no? Dove l'immagine diventa molto rapida e di fatto quindi anche molto sintetica e quindi quasi non compresa in quella che può essere la trasmissione di informazioni che contiene. La maggior parte delle fotografie che avete già visto, che vedrete nel libro, sono state rintracciate nei siti dei fotografi, agenzie, fondazioni, premi, e fanno parte, appunto, sono estrapolate da indagini più ampie, come potrete appunto vedere e leggere in didascalia. E comunque nel libro avete una parte finale che è di approfondimento, che riguarda quindi una sorta di webgrafia per ogni capitolo, quindi entrando nel merito proprio dei contenuti, e poi una finale che riguarda invece la fotografia, ecco, e quindi vi permette questo strumento. Tra l'altro faccio anche presente una cosa che non è stata detta, cioè voi potete scaricare gratuitamente, voi docenti e gli studenti tutti, la versione EPUB del libro, che naturalmente ha un'impaginazione più fluida ma comunque sempre organizzata tra schede e fotografie. Questo perché mi ci piacerebbe che questo fosse individuato proprio come uno strumento didattico anche, no? Cioè, e quindi in questo senso vi do giusto qualche informazione come photo editor rispetto appunto all'immagine che troverete in questo libro. Che tipo di fotografia è? È una fotografia principalmente documentaria, perché diciamo è quella che per vocazione guarda alle fragilità del mondo dall'inizio del Novecento perlomeno, e che quindi in qualche modo è implicitamente coinvolta in tutte le tematiche della sostenibilità che sono trattate nel libro. E nel caso specifico, per esempio, questa foto che vedete è realizzata da un fotogiornalista, quindi diciamo da qualcuno che affronta tante tematiche e appunto, come è stato già detto, è fatta all'interno di una manifestazione, ma potete notare anche la cura, l'attenzione anche a trovare un linguaggio visivo impattante in un certo senso, che esce un po' da quella che può essere la nostra singola capacità di fotografare all'interno di una manifestazione un momento. E ne coglie quindi in questo senso anche la forte energia dirompente di questa, diciamo, delle ultime generazioni. Ma comunque appunto, e passo a quest'altra immagine, abbiamo parlato di emigrazioni forzate, no? Anche questo è un tema della sostenibilità. Sergei Polnarev ha creato un progetto fotografico, Europe Migration Crisis. È stata premiata nel World Press Photo, che è la più imponente competizione annuale di fotogiornalismo, forse la conoscete, le mostre che riportano in giro nel mondo le foto selezionate sono presenti in molte città. Ci sono poi addirittura premi fotografici specifici sulla sostenibilità, per esempio il Prix Piquet. Quindi declinano alcune, diciamo, parole chiave rintracciando il lavoro di fotografi, non solo fotogiornalisti naturalmente, ma documentaristi e anche artisti. Ci sono agenzie come la Magnum Photo, dove appunto troviamo la professionalità che permette di entrare in certe circostanze. Abbiamo visto la foto dei panda, quindi la capacità di entrare all'interno di circuiti di ricerca, oppure nella foto di sinistra, che è un'altra immagine straordinaria, sono bambini in un atollo dell'Oceano Pacifico, giocano nel ristrettissimo lembo di sabbia circondato da sacchetti appunto che tentano di controllare l'invasione delle acque che invece invadono l'entroterra, lasciandosi alle spalle case allagate, terreno salato, pozzi contaminati e tutto quello che sappiamo. E naturalmente il fotografo è Kadi van Looijen, che appunto con il progetto Where Will We Go ha esaminato le conseguenze globali dell'innalzamento del livello del mare. E la foto che abbiamo visto prima, solo un'attenzione, quando scegliamo delle immagini con le quali fare lavorare per esempio i ragazzi, il tema della fame ha degli stereotipi
ormai molto forti. Abbiamo pensato che questa fotografia, rispetto al solito purtroppo bambino denutrito o a un campo profughi, potesse, proprio perché utilizza, diciamo, lo stilema del photo food, no? Dove in genere vediamo appunto i piatti prelibati degli chef stellati, in questo caso in modo polemico questo fotografo ha girato tutta l'Africa per fotografare appunto che cosa mangiano le popolazioni sofferenti, deprivate. E qualche volta la fotografia invece non riesce a raccontare, non ci riesce perché magari affrontiamo in certe schede dei temi più ampi, no? Allora in questo caso noi abbiamo lo sguardo appunto di un artista che riesce appunto a restituirci la complessità del nostro presente, come abbiamo visto anche appunto alla Triennale, al tema appunto dell'anno scorso, riesce appunto a darci una complessità non necessariamente documentaristica. Per esempio nel caso del concetto della smart grid, cioè della rete intelligente per la distribuzione dell'energia, mi sono rivolta a questo lavoro di un'artista italiana, Raffaella Mariniello, una serie che si chiama Napoli veduta immaginaria, dove appunto ci restituisce appunto questo senso, no? di come andiamo a consumare energia già all'interno delle nostre case. Oppure ancora in quest'altra immagine dovevamo raccontare l'economia circolare, dove, come dice la scheda, il ciclo della vita della terra deve essere un modello per cui ogni scarto diventa materia prima di un altro processo, e tutto questo compone senza scarti l'armonia e l'equilibrio della vita. Ecco quindi appunto che è un prodotto di eco design che ha appunto forti suggestioni poetiche e si ricollega a quello che abbiamo sentito prima di appunto Stefano Di Mancuso, può appunto aiutarci nella comprensione di questo nuovo modello di sostenibilità, difficile però appunto, come sappiamo, da applicare, perché comporta a tutti un cambiamento radicale del nostro proprio pensiero, della visione del mondo e naturalmente delle politiche di sviluppo. E quindi che cos'è questa cosa che vediamo? Si chiama Capsula Mundi, è un'alternativa alle bare tradizionali. Il corpo del defunto in posizione fetale viene messo in un contenitore biodegradabile che, una volta piantato a terra, contribuirà alla crescita di un albero. Quindi in questo senso credo che sia così anche un'immagine di speranza, no? E di vita soprattutto. Chiudo appunto dicendo una cosa, per passare la parola alla mia collega, che appunto la fotografia è uno strumento di testimonianza e interpretazione straordinario, a patto che sia utilizzato con responsabilità dal fotografo in primo luogo, che appunto in qualche modo con generosità ma anche con grande attenzione e consapevolezza passa a noi spettatori questo materiale. Però appunto non è vero che una fotografia vale più di mille parole, può essere facilmente manipolabile perché appunto contiene tanti segni diversi e quindi tanti diversi piani di lettura. Ecco quindi che il contesto in cui una fotografia vive, quindi la presenza di testi, la propria didascalia originaria, impone una prima chiave di lettura e forse anche in qualche modo la più corretta. Poi, se l'immagine è effettivamente carica, interessante, buona, potrà appunto aprirsi ad altri piani di lettura, rendendoci noi spettatori partecipi e in fondo autori a nostra volta, andando appunto, come in questo caso, a investire un prodotto di altri anche significati. Questo perché, quindi, lancio quest'ultima pietra. Io mi occupo anche di didattica della fotografia. Quanto sia importante creare strumenti per la lettura delle immagini nella scuola. Come appunto i ragazzi imparano a scrivere, imparano appunto a leggere le immagini, sono cose che già si fanno naturalmente nella scuola, però appunto mai come oggi questo è importante, proprio perché abbiamo le ultime generazioni immersi in una rete che propone un flusso inquinato anche di immagini, quindi insomma muoversi, destreggiarsi, dare strumenti critici e selettivi ai nostri ragazzi, credo che sia una delle missioni che la didattica deve sostenere. Grazie.
Grazie, molte grazie Manuela Fugenzi e Donato Speroni per questa presentazione bellissima di un prodotto culturale bello, emozionante, ma anche profondamente utile. Quindi vi ricordo sul sito unmondosostenibile.it, ma anche scuola2030.indire.it, questo volume è in versione digitale per tutti gli insegnanti e per tutte le scuole. Le ultime parole di Manuela passano naturalmente la parola alla mia collega Isabel De Morissen, ricercatrice di Indire, con cui ormai da 3 anni facciamo insieme ricerca e formazione degli insegnanti sui temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile. Isabel, noi diciamo sempre che le immagini ci aiutano ad avvicinare con gli insegnanti questi temi così complessi dell'Agenda 2030. Quindi abbiamo messo a punto, sperimentato un modo di lavorare con le immagini. Ti lascio la parola su questo. Continuo l'intervento di Manuela, perché parlo anch'io appunto dell'importanza dell'immagine. E Giovannini, la settimana scorsa, alla presentazione del rapporto ASVIS, praticamente ha detto che il tempo delle parole è finito e dice che bisogna agire. Ma come agire poi nelle scuole? Io ho chiamato questo intervento appunto le metafore visive delle didattiche, perché le metafore non è solo un dispositivo del linguaggio, ma anche è una prassi che tutti noi facciamo quotidianamente attraverso i pensieri e attraverso l'azione. Quindi, secondo Lakoff, appunto, le metafore ci aiutano a pensare ma anche a agire, e in particolare le metafore visive. Come sappiamo tutti, e come ha detto precedentemente Manuela, la nostra società è pervasa proprio dall'immagine, no? Se pensate solo a Instagram, che proprio in questi giorni praticamente ha 9 anni di esistenza e ha raggiunto 1 miliardo di utenti. In Italia 19 milioni, cioè ormai parliamo molto attraverso le immagini. Quindi come fare poi per sfruttare questo potenziale anche nella didattica e nella formazione? Fra poco uscirà questo volume che vedete, che appunto parla appunto delle linee guida per aiutare i docenti, in generale i formatori, a utilizzare le immagini nella didattica, come diceva la Manuela. Questa metodologia appunto siamo partiti da questa metodologia che esiste già, che si chiama la metodologia dell'analisi visuale, che è una metodologia che viene usata nella sociologia e l'antropologia. L'abbiamo però adattato proprio per affrontare temi complessi come la sostenibilità, perché non è facile, capite bene, affrontare i 17 obiettivi in 3 ore di laboratorio per i docenti. E quindi abbiamo applicato questa metodologia che utilizza l'immagine come, diciamo, punto di incontro tra il docente e gli studenti o comunque gli attori sociali. La prima fase, questa metodologia è composta da 2 fasi sempre molto determinate, sempre le stesse. La prima si chiama photo elicitation o fotostimolo. Qui vedete un'immagine di un corso che abbiamo realmente tenuto a Firenze, e quindi la fase della photo elicitation, praticamente noi proponiamo un set di immagini che potete quindi, docenti, fare anche voi, che va costruito ovviamente prima dal formatore a seconda della tematica e va proposto all'aula. Il set può essere composto anche da un'unica immagine. L'immagine precedente, possiamo parlarne a lungo su un'unica immagine. Questa fase presuppone di far vedere le immagini ovviamente senza nessuna scritta, senza didascalia, possono essere dati anche per i focus group, eccetera. Praticamente cosa succede? Che si innesca un dialogo sull'interpretazione di questa immagine. La seconda, si voleva aggiungere questo concetto importante che si dice le immagini sono polisemiche, cioè significa che le immagini non hanno un unico significato, ma dipende quindi dalle lenti culturali con le quali noi le guardiamo. Quindi questa nostra interpretazione, noi trasciniamo nella nostra interpretazione dell'immagine i nostri valori, le nostre conoscenze, eccetera. Molto di più le trasciniamo nella fase successiva di questa metodologia, si chiama Native Image Making, che si tratta quindi della produzione di immagine. E quindi chiediamo ai partecipanti dell'aula di produrre loro stesse delle immagini. Come vedete, per spiegarvi anche un altro concetto importante dell'immagine, questo è un cane che tira una corda. Questa foto è stata prodotta proprio con questa metodologia a Roma,
due anni fa ed è stato prodotto da un dirigente scolastico, un convegno internazionale Twinning, e quindi avevo un'aula solo con dirigenti e ognuno di loro ha prodotto un'immagine. Mi ricordo, questa era una dirigente, una donna, e ha descritto la didascalia, quindi la prospettiva con la quale va letto questa foto è la mia difficoltà a reperire i fondi per la mia scuola. Voi capite che prende subito una direzione l'immagine, e questo è l'aspetto connotativo dell'immagine. Denotativo è il cane che tira una corda, connotativo è la mia difficoltà a reperire i fondi per la mia scuola. Allora, questi sono esempi di set che abbiamo utilizzato insieme nei corsi di formazione, possono essere usati sia un unico autore ma anche diversi autori tra loro, non sono i primi che costruiamo come set, non è facile la prima volta quando dovete voi costruire un set, perché chiaramente dipende dall'argomento eccetera. Quindi o fate vedere l'immagine a video, oppure potete far vedere, di solito noi le stampiamo e le mettiamo a disposizione su un tavolo e ogni docente sceglie una foto. Una cosa divertente è che spesso per lo stesso argomento le persone scelgono immagini diverse. E quindi mi riallaccio all'intervento di prima di questo bellissimo volume. Questo volume può essere alcune foto, quasi tutte, queste foto possono essere delle foto che possono essere usate in questa prima fase di questa metodologia della photo elicitation. Ho pensato di chiedere ai nostri ospiti di scegliere un'immagine, quindi loro hanno scelto un'immagine senza sapere il perché, gli abbiamo chiesto solo di scegliere un'immagine per rispondere a una domanda precisa, e cioè, secondo loro, qual è l'azione più urgente per trasformare il nostro mondo? Trasformare il nostro mondo è proprio il titolo dell'Agenda 2030. Quindi inizio con Gianfranco. Ah no, questa è la prima, Maria Chiara, che ha scelto questa foto. Quindi Maria Chiara? Sì, io ho scelto questa immagine e poi non sapevo che era anche nelle vostre scelte, ma la intitolerei Allarme di scienziato, per riallacciarci al tema con cui abbiamo aperto, cioè ascoltare la scienza, i limiti definiti dalla scienza, perché questa immagine mi ricordava una piccola poesia che ho letto di recente su un libro di Stefano Benni che si chiama Le ballate del 92, quasi un haiku, due versi, e dice così: il futuro dell'uomo è a una drammatica stretta, ho visto un panda con la mia faccia sulla maglietta. E allora, quando ho visto questa immagine, ho pensato Allarme di scienziato, così si intitola la poesia, è per questo che l'ho scelta. Grazie. Questa invece è stata scelta da Gianfranco Bologna, quindi se ce la puoi illustrare. Molto volentieri. Come vedete sono dei turisti che stanno toccando una bellissima balena grigia nella Baja California. Voi sapete che il whale watching è molto praticato, cioè l'avvicinamento a questi giganti che sono tra l'altro gli animali più grandi, non questo in particolare, ma le due grandi balenottere, la balenottera azzurra e la balenottera comune, che peraltro la comune l'abbiamo anche nel Mediterraneo con una sua popolazione, sono i due più grandi animali che ci sono stati sul pianeta rispetto a quello che sono le nostre attuali conoscenze. Perché l'ho scelta questa? Perché molti potrebbero pensare, non so, al turismo sostenibile, a qualcosa di simile. Invece secondo me l'azione più urgente per trasformare il mondo è riconnettere gli esseri umani alla natura. Se noi non capiamo che noi siamo natura, che siamo prodotti dalla natura e che noi mangiamo, beviamo e respiriamo grazie alla natura, grazie a quelli che in maniera un po' non proprio molto bella possono essere definiti ecosystem services, no? I servizi degli ecosistemi, e che non a caso l'ultimo rapporto dell'AIBES, che è l'equivalente dell'IPCC, come l'IPCC si occupa del clima, l'AIBES, come sapete, è il nuovo grande organismo di platform science policy che le Nazioni Unite hanno messo in piedi per la biodiversità e i servizi ecosistemici. E giustamente nel rapporto globale loro hanno definito questi nature's contribution to people, quelli che noi definiamo i servizi ecosistemici che ci consentono di bere, respirare e mangiare. E vi aggiungo una piccola cosa: la conoscenza scientifica che noi oggi stiamo avendo sul legame degli esseri umani con la natura è spaventosa, è sconvolgente.
Vi do solo una battuta, mi rendo conto che dirla così senza una spiegazione, ma ovviamente nessuno me la chiederà perché se no vi tengo qui per un altro po' di tempo e giustamente Michela e Francesca si arrabbieranno tantissimo. Pensate che nel nostro genoma il 37% della componente genomica umana è omologa ai geni dei microbi. Come prima abbiamo sentito il pianeta delle piante, la nazione delle piante che ha parlato, io d'ora in avanti farei parlare anche la nazione dei microbi, perché quello che si sta scoprendo in microbiologia con i progetti Human Microbiome Project e Earth Microbiome Project è una roba sconcertante. Se noi non capiamo che apparteniamo alla natura, senza la natura non possiamo vivere, che siamo dei simbionti tra microbi e noi, io credo che non andremo molto avanti e sicuramente questa è la sfida più grande che abbiamo. Grazie. Donato? Ha scelto questo? Donato Spegoni? Questa foto è stata fatta nel grande deposito di rifiuti elettrici ad Accra, in Ghana. Praticamente succede questo, che molti dei nostri scarti di televisori, computer, eccetera, arrivano anche per via illegale, nascosto nei container che vanno in Africa, finiscono in questi depositi a Nairobi o ad Accra e vengono smantellati a mano dalla gente locale. Questa immagine simboleggia la grande quantità di rifiuti che noi produciamo e che rischiano di essere un problema crescente. Sapete che per esempio la Cina ha smesso di assorbire i nostri rifiuti di plastica, cioè i problemi italiani sono aggravati anche dal fatto che c'è stato questo blocco nell'esportazione di rifiuti. In qualche modo noi per avere un impatto minore sul pianeta, già oggi noi consumiamo le risorse di un pianeta e mezzo, anzi un pianeta 1,7, in qualche modo dobbiamo riuscire a spingere molto sull'economia circolare e a ridurre i rifiuti. Grazie, Manuela. Ha scelto Eccola questa. Qua. E poi appunto la Cina sversa in mare la plastica che non riesce appunto a smaltire. E, io ho scelto questa fotografia per rispondere proprio all'urgenza, perché secondo me forse una delle prime azioni che dobbiamo fare tutti è aprire gli occhi, no? E quindi in questo senso di non abbassare lo sguardo e quindi di accettare essere più consapevoli di quello che sta accadendo, perché abbiamo visto come in genere l'uomo, noi ci confrontiamo con questa difficoltà, tendiamo ad annullare il conflitto a un certo punto, insomma pensiamo solamente al fatto che pur sapendo che il Vesuvio potrà esplodere un giorno o l'altro, le pendici vengono edificate, no? Tranquillamente, c'è proprio la negazione del problema. E allora questa immagine in particolare è un'immagine secondo me che è diventata virale nel web non a caso, perché non è la solita immagine dell'acquetta con la plastica galleggiante, ma è una sapientissima fotografia di surf, quindi anche che ci racconta tutta vorrebbe raccontarci l'energia, no? E l'amore per appunto in questo caso per una disciplina fortemente legata alla natura, all'energia della natura, qual è appunto l'onda del mare. Però il fotografo di surf iperspecializzato, quindi surfista lui stesso che ha fatto questa fotografia perché è andato a casa del campione di surf indonesiano di fronte a Giava, non ha previsto che in realtà quel punto del mare è fortemente inquinato e quindi nella sua onda si porta dietro tutte le schifezze della città. Non è è una fotografia sbagliata per lui, non l'ha pubblicata nelle solite riviste per le quali pubblica copertine straordinarie con luci particolari e quant'altro. Per noi è un monito secondo me straordinario e penso anche per i ragazzi possa essere un documento che permette loro di ragionare un po' di più, perché se continuiamo anche a vedere le solite immagini di denuncia rischiamo di fare della retorica che non ci aiuta a svegliarci, ecco. Grazie. Infatti un errore dei più comuni, diciamo, nei corsi di formazione, abbiamo formato insieme più di 800 docenti, quindi a questo punto abbiamo anche un piccolo database, e è proprio di appoggiarsi sulle metafore già create da altri, invece l'immagine non va cercata fuori, va prima cercata dentro.
Vi faccio vedere degli esempi, pochi esempi per concludere, di immagini prodotte dai docenti che abbiamo selezionato, che come vedete l'immagine però, il commento è fondamentale. E quindi questa prima immagine ovviamente riguarda il gol 2, la sconfigge la fama, ma anche, anche il gol 10, l'11, praticamente un quarto d'ora dopo la mensa. Credo che chi insegna alla scuola primaria e comunque chi ha una mensa si possa riconoscere. Che cos'è il valore di questa immagine? La persona che ha prodotto questa immagine, cioè l'ha fotografata nella sua scuola, poi ha cercato di cambiare, perché questo è il fatto. Come vi dicevo all'inizio, l'immagine deve portare all'azione. L'azione è anche il gol 17. Noi ci dobbiamo unire tutte le forze per poi cambiare, dovunque siamo, soprattutto a scuola. Quindi praticamente questa insegnante poi è riuscita, mettendosi in contatto l'associazione eccetera, a non far buttare questo cibo. Passa alla seconda immagine velocemente, che è stata prodotta da un altro insegnante di scienze motorie di Firenze, i nostri errori parcheggiate nel futuro, e che fa chiaramente riferimento alla giustizia infragenerazionale. Va bene, quindi la possibilità per quelli che ancora non sono nati, hanno proprio un diritto soggettivo a avere la terra in buone condizioni. Quest'altra invece è interessante perché riguarda cambiamento, galleggiare o affondare, a voi la scelta, da un insegnante di scienza. E volevo a questo riallacciarmi su un pensiero di Giovannini, che dice una cosa importante, perché praticamente dice che per le politiche coerenti sono necessari tre passi: coinvolgere le persone, gestire le contraddizioni, che sono queste, cioè se uno da una parte uno Stato aiuta lo sviluppo sostenibile, dell'altra non può aiutare l'opposto, diciamo. E la terza condizione è la pianificazione di interventi, che è molto importante, cioè unire gli sforzi in tanti settori per andare verso uno sviluppo sostenibile. Un'altra immagine, faccio vedere diverse immagini perché insegnano tutte materie diverse. Questa metodologia si può applicare a qualsiasi materia. Questo è un insegnante di musica che valorizza la pioggia, che ha valorizzato la pioggia. Questa è una casa a Dresda dove l'acqua, la pioggia, quindi scendendo fa musica su questa parete, e quindi lui ha fatto costruire ai suoi studenti degli strumenti musicali utilizzando l'acqua. Questo era, e chiaramente facendo una lezione poi sull'Agenda 2030. Un'altra immagine del problema, quindi un insegnante di chimica che quindi fa vedere il problema del carbonio organico disciolto nell'acqua marina, e aiuta molto la progettazione. Un'immagine, se viene da dentro, quindi non pesca delle immagini, come diceva Manuela, fuori così, insomma, in modo, se non si appoggia a metafore di altre, è molto potente, perché ci guida poi per una buona progettazione, per esempio, oppure per una buona lezione. L'ultima che abbiamo scelto è questa, perché con la didascalia, cioè questa insegnante, questa educatrice si interroga di quante terre abbiamo, e questo ovviamente va riallacciato al concetto dell'Overshoot Day. Come sapete, questa data che a livello italiano è il 15 maggio, a livello mondiale il 29 luglio, in cui praticamente noi abbiamo già consumato, le risorse che la terra di cui disponiamo. Come vedete, l'Italia consuma ogni anno 2,5 terre, quindi vanno ridotti i consumi. Vi ringrazio. Grazie molte. Concludiamo brevemente perché abbiamo accumulato un po' di ritardo e non vogliamo invece togliere spazio alle esperienze delle scuole che saranno presentate dopo. Vi invito a non lasciare la sala e ringrazio i protagonisti di questo panel. Grazie mille. Grazie.